Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Molte persone amano allenarsi e lavorare sul proprio corpo. Alcuni fanno un ulteriore passo avanti e vogliono dimostrare di essere tra le persone più forti del mondo e decidono persino di partecipare alle competizioni. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Dmytro Kalatsky è uno sportivo ucraino e campione in diverse competizioni di powerlifting e ha partecipato all'Ukraina's Got Talent nel 2009. Ora sono sicuro che hai visto qualcuno cavalcare un cavallo, dove il cavallo deve sollevare il tuo peso, ma ora vedrai il contrario. Dmytro non è seduto sul cavallo, ma sta sollevando l'animale. Anche se questo sembra un po' strano, è un bel risultato. Inoltre, può piegare o torcere barre d'acciaio e può sollevare una pietra da 152 kg con una mano. Ha anche altri risultati, ma il più speciale è sollevare il cavallo. La pagina di Wikipedia su di lui afferma che non ha meno di 63 Guinness con il suo nome. Non siamo riusciti a trovare molte più informazioni su questo gigante dell'Europa dell'Est di 38 anni, ma possiamo vedere che è incredibilmente forte. Numero 9. Arbab Khizrayat, noto anche come Khan Baba, è un uomo del Pakistan e pesa 436 kg secondo le sue stesse parole. Afferma anche di essere l'uomo più forte del mondo. Viene dalla città di Mardan nel nord del Pakistan ed è diventato famoso per il suo fisico enorme. Afferma anche che durante una competizione in Giappone è riuscito a sollevare 5.000 kg. Nessuno potrà mai battere questo record secondo lui. Inoltre, si dice che il 25enne Khan Baba provenga da una famiglia benestante e abbia iniziato bruscamente a sviluppare il suo corpo quando ha compiuto 18 anni. Sostiene di consumare più di 10.000 calorie al giorno, comprese 36 uova e 4 polli, 3 kg di carne e 5 litri di latte. Dice che non ci sono problemi di salute e si sente bene, solo che ha problemi a salire e scendere dai veicoli. Khan Baba, l'autoproclamato Hulk pakistano, sogna un giorno di lottare nella WWE. Numero 8. All'inizio potresti non dire che questo ragazzo è forte, ma Dennis Rogers può fare delle cose incredibili, vale a dire può rompere delle manette e strappare gli elenchi telefonici a mani nude, può anche sollevare un frigorifero con un dito, il che è ovviamente estremamente impressionante. Nato nel 1958 è noto per essere un vero superumano. In giovane età poteva facilmente imitare i risultati che gli uomini forti mostravano in televisione. È anche un ex campione del mondo di braccio di ferro e può persino raggomitolare una padella senza alcun problema. È considerato da alcuni la persona più forte del mondo. È apparso anche in diversi programmi televisivi popolari, Stan Lee's Superhuman e il Late Night Show di David Letterman. Tante persone erano anche stupite che quest'uomo dall'aspetto normale potesse fare tutto questo senza avere dei muscoli enormi. Numero 7. Si dice che Kevin Fast sia il prete più forte del mondo, secondo diversi articoli. Il 58enne Kevin ha battuto un totale di 19 record di powerlifting nella sua vita. Uno di questi include un velivolo Global Master 3 del peso di ben 188,83 tonnellate che è riuscito a spingere. Ha anche trainato autopompe e case, il che è semplicemente incredibile. Molte persone trovano bizzarro che oltre a essere un prete in una chiesa canadese, sia anche una delle persone più forti al mondo, ma per questo ha attraversato un duro processo di allenamento e gareggia ad alto livello da 21 anni. Kevin attualmente vive a Cobourg, una città del Canada, ed è anche una brava persona, poiché regala gran parte delle sue donazioni e dei suoi profitti a enti di beneficenza locali. Numero 6. Al numero 6 abbiamo la donna più forte, perché oltre agli uomini, ovviamente, anche le donne possono essere forti e alcune si allenano molto duramente. Rebecca Swanson è una powerlifter americana, wrestler professionista da record mondiali, combattente MMA e strongwoman. È considerata una delle donne più forti di tutti i tempi e ha diversi record di powerlifting a suo nome, tra cui lo squat più alto, lo stacco da terra più alto e la panca più alta. A 48 anni ha iniziato la sua carriera nel 1996 con l'obiettivo di diventare una bodybuilder. Se dovessi incontrare Rebecca nella vita reale, penso che ci penseresti due volte prima di creargli problemi. Ha muscoli enormi ed è quindi senza dubbio una delle donne più forti del mondo. Numero 5.
Markus Rühl, nato a Darmstadt in Germania, è un professionista ora in pensione dopo aver ottenuto il titolo IFBB. Ha iniziato ad allenarsi all'età di 18 anni su consiglio di un medico dopo aver subito un infortunio al ginocchio mentre giocava a calcio. Markus ha deciso di allenarsi 6 giorni a settimana fino a quando non ha deciso di competere a livello mondiale 5 anni dopo. Inoltre è cresciuto in una famiglia normale ed è riuscito a diventare il primo tedesco nella storia a ottenere il titolo professionale di bodybuilding IFBB. È riuscito a ottenere diversi primi posti in altre competizioni, ma non è mai riuscito a vincere il Mister Olympia nonostante sia arrivato quinto e ottavo alcune volte. Era noto principalmente per la sua massa enorme, per questo si è allenato molto. Al giorno d'oggi ha la sua compagnia di integratori e suppongo che possa praticare ancora le palestre. Numero 4. Eugenios è un uomo greco che fa allenamenti di strada e si concentra principalmente sulle attività fisiche del corpo. Mi sono imbattuti in una sua foto su internet mentre cercava di reggersi con la testa. Sfortunatamente non è stato in grado di farlo, ma si è rivelata una bella foto. Eugenios, noto anche come Slidesmod, ama ad inventare nuove idee per testare i suoi poteri e si impegna affinché ciò accada. L'uomo greco ha vinto diversi titoli, tra cui il FIE Bob Street Lifting nel 2018 e 5 volte i titoli WSWCF e l'ISF Street Lifting. Inoltre ha gareggiato con altri ragazzi forti nello show Grecia Got Talent. Si facevano chiamare Street Games e arrivarono in finale. Ha oltre 100.000 follower su Instagram, ma se continuerà ad allenarsi in questo modo ne sentiremo sicuramente di più in futuro. Numero 3. Mark Henry è un powerlifter americano, sollevatore di peso olimpico, strongman e wrestler in pensione che ha firmato per la WWE. Ha un sacco di titoli a suo nome e per molto tempo è stato considerato l'uomo più forte del mondo. Ora si dice che avrebbe potuto battere molti record, ma poiché ha scelto una carriera nella WWE non sapremo mai veramente di cosa fosse capace. Riuscì a sollevare un'auto, piegare pentole e riuscì persino a spezzare una catena. È stato anche conosciuto come il miglior sollevatore di pesi degli Stati Uniti e ha gareggiato in diverse Olimpiadi dove ha vinto medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Se Mark avesse concentrato tutta la sua vita sulla disciplina della forza, sarebbe stato l'uomo più forte di tutti i tempi, ma penso che tutti avrebbero scelto una carriera e un buon stipendio dal wrestling. Numero 2. Zitrūnas Savickas, chiamato anche Big Z, è un atleta powerlifter lituano ed è l'uomo più forte del mondo nel 2009, 2010, 2012 e 2014. Ha vinto 6 volte l'argento tra il 2002 e il 2015. Ha anche ottenuto il titolo di uomo più forte d'Europa. Come puoi sentire dai suoi successi, è tra gli uomini più forti di sempre. È stato ispirato nei suoi primi anni quando ha visto il concorso Strongest Man del 1989 in televisione. Ha iniziato a fare powerlifting all'età di 17 anni e nella sua seconda competizione ha battuto tutti i record lituani in piedi nel suo paese. Savickas ha anche vinto 8 volte l'Arnold Strongman Classic. Ha anche diversi titoli a suo nome che sono sicuramente anche impressionanti. Oggi ha 48 anni e non riesce più ad appartenere ai vertici assoluti. Gareggia di meno, ma in alcuni eventi ancora il re. Numero 1. Brian Shaw è uno strongman americano di 37 anni, vincitore del 2011, 2013, 2015 e 2016. Brian è anche il primo uomo a vincere contemporaneamente la competizione Arnold Strongman Classic e The World's Strongest Man nello stesso anno solare. È anche riuscito a vincere l'Arnold Strongman Classic nel 2011, 2015 e 2017, finendo secondo negli altri anni, quindi è anche considerato da molti l'uomo più forte del mondo. A causa della sua altezza, ha deciso di giocare a basket nei suoi primi anni. Poi si è appassionato a sollevamento pesi e ha deciso di seguire questa strada. È così grande che ha problemi a salire nelle macchine, è 2,3 m e pesa 200 kg. Brian ha anche il suo canale YouTube chiamato Show Strength, dove si allena con altri strongman e mostra un po' della sua vita. Chi ti ha impressionato di più tra questi? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale.
grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.